Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo ragazzi, siamo qui con la mia squadra della VL. Vi chiedo innanzitutto ragazzi massimo supporto per questo video. Vi chiedo almeno 30 like perché quello di Lesk non ho ancora visto com'è andato. Spero bene, spero che questi video vi piacciono comunque, anche perché è tanto che non vi aggiorniamo, si può dire, con le nostre squadre della Weekend League, per le quali portiamo i premi ogni settimana e vanno benissimo. Vi ringrazio, spero che anche questi video vadano bene. Oggi siamo con la mia squadra, la mia squadra si può dire mezza esotica, e presto capirete il perché. Non tantissimo per i giocatori, già dal primo che starete vedendo, ma per quello che poi succede in game, perché è una cosa abbastanza ambigua che non si vede, diciamo, tutti i giorni. Commentate qui sotto con come migliora la squadra. Già ho in mente qualche miglioramento che forse vi dirò dopo, però appunto commentate con cosa ne pensate voi. La squadra non so di preciso quanto costi, ma vabbè, lo vedremo dopo. Direi di non perderci in chiacchiere e iniziamo con la squadra. Dunque ragazzi, il portiere, come ovviamente avete visto, è Pop. Che vi devo dire, Pop, regà, buggatissimo, alto 2 metri, già lo sapete. C'ha 41 presenze, ma in realtà lo penso di averlo utilizzato almeno in 200 partite quest'anno. È buggato, alla fine purtroppo quest'anno non ho ancora provato un portiere veramente forte. Ho provato solamente Neuer, che mi ha fatto sboccare, Gulak, If per il resto, ma niente di che. E lui, devo dire che almeno per l'ultima VL, nella quale ho fatto un oro 2, che poteva essere anche oro 1 secondo me, si è sempre trovato, cioè non ha fatto papere, quindi a me va bene. Zero papere, più di qualche miracolo, buggatissimo. Penso anche, cioè già lo conosciate, già bestemmierete contro, o se ce l'avete starete godendo, però va bene così. Andiamo avanti con il terzino destro. Prima faccio vedere ovviamente i giocatori come sono con il modulo iniziale. E no, questo è Panchinaro. Terzino destro, Kleiber, questo degli showdown, che si è oppato di 1,86. Già 69 partite con lui, vabbè, un gol e un assist, che vi devo dire. Terzino roccioso, classico terzino che mi piace a me, che sa difendere molto molto bene, è veloce, è fisico. Gli ho messo Ancora, che è perfetto per lui. Niente raga, secondo me questo è il miglior terzino destro, a parte le icone del gioco. Secondo me sì, troppo forte, veramente un mastino. L'unica pecca, oltre a poco work rate, che vabbè, con rimani dietro in difesa, resta dietro in attacco, insomma, si aggiusta un po' il piede debole, però va bene. Andiamo con la coppia di centrali non molto esotica. Il primo è Van Dijk, comprato questa VL, 36 partite, un gol e un assist. Molto forte, devo ammetterlo, davvero davvero forte. Solo poco poco lento, quello un po' si sente, però va bene. Anche perché io ero abituato a usare Klosterman, e vabbè, la differenza si sente tantissimo con Klosterman, eh. Poi lui è fortissimo e sul primo contrasto è veramente una bestia. L'altro è Gio Gomez, che ho trovato uno scambiabile a inizio game. Già 348 partite, ma non lo usavo da tipo 2 o 3 VL. L'ho ripreso perché non ho crediti purtroppo per prendere o Luif o Walker, e ora capirete perché mi serve un centrale inglese. E però vabbè, il suo lo fa sempre. È un po' stupido in questa VL, è stato, però va bene lo stesso. Solito buggatone. Terzino a sinistra, che però giocherà in un altro ruolo in game, giocherà da centrocampista, girà, anzi CDC nel 4-4-2, è Tavernello, questo headliner dell'SBC. Che ve devo dire, raga, un CDC in 35 partite, 13 gol e 3 assist, che non è affatto male, un mostro. Gullit Gang, spero che si uppi, purtroppo il Rangers ha pareggiato, quindi tocca sperare almeno in 4 vittorie di fila, quindi almeno un mese toccherà aspettare. Però raga, tutte le statistiche verdi, è anche il mio rigorista, un buon tiro, buonissimo passaggio, tutto raga, difensivamente è buono, roccioso, forza, non è nemmeno basso, straveloce, un botto forte raga, fortissimo, anche a 7 fortissimo. Andiamo avanti, esterno destro, Arjen Robben Flashback. Ci sta anche lui, molto molto forte. L'unica pecca, ovviamente, come dicono tutti, è il piede debole, che in realtà secondo me non è manco 2, a me pare un 3 in game, però va bene. 13 gol, 14 assist, ci sta. In realtà le partite sono di meno, solo che lo usate per fare
delle partite per gli swap. Quindi vabbè, mi è piaciuto, ha fatto tipo in 35 partite 13 gol, 14 assist, che per me, per gli esterni che non so usare quest'anno, vanno stra bene. Tutti gli esterni che ho usato facevano schifo, quindi va bene. Andiamo avanti con la, no, con il centrocampista del 4-4-2 adattato a 7, Mané, trovato uno scambiabile, l'avete visto in un video dei premi, andate a riprendere nel pacchetto 281 più, anche lui in game agisce da esterno e è veramente molto forte. Non lo posso mettere a 10 perché c'è Tavernello a sinistra e ora vedete con chi linka Tavernello, ma anche lui per gol e assist va benissimo, perché non, gli esterni non li so usare benissimo quest'anno, quindi va stra bene. L'esterno a sinistra che in questo caso è la punta è Marcus Rashford, Europa League Live, su di lui c'è da fare un discorso di pagine e pagine, perché prima avevo Schweinsteiger esterno sinistro che andava a fare il centrocampista e come attaccante che avevo messo GAC c'era Bergkamp Prime. E solo che non mi erano piaciuti, li ho venduti a metà VL, so che non si fa, ma in realtà quella VL l'avevo fatta per ride, ma sono riuscito a fare almeno oro 2, quindi va bene. Secondo me avrei potuto fare oro 1, però va bene. E ho preso Rashford e non ha ancora dimostrato minimamente 790.000 crediti, può dimostrare molto di più. Di quei 20 gol, 10 almeno sono stati in partite finite con 8 gol di scarto, quindi... il voto che do alla sua VL per il momento è solo un 6, ma forse anche di meno. Mi ha giusto risolto la partita per l'oro 2. Però lo voglio confermare, non voglio fare l'errore perché non l'ho mai provato e quindi diamogli una speranza. Ci sta, dai Marcus, anche perché ho venduto tantissime volte giocatori su giocatori e penso che almeno, non dico mezzo milione in tasse l'ho perso, ma poco ci manca. I due trequartisti, il primo è Kapa, fatto dagli obiettivi un po' di tempo fa, che però non agisce da centrocampista, ma bensì, dopo lo vedrete, da terzino. E il suo lo fa, non è fortissimo ovviamente, anche lui sta a 7 e vabbè, la velocità alla fine ha un 91-90, non è il top, ma in realtà un centrocampista da mettere terzino secondo me è il migliore, quindi va benissimo. Altro trequartista, Marcos Llorente, per linkare la punta e anche Kapa, l'ho preso al posto di Schweinsteiger. 180.000 crediti, fa il suo, anche lui da provare ancora meglio, alla fine ha fatto poche partite, però ci posso stare. Per arrivare all'attaccante, nonché il mio pupillo che ho da ormai 206 partite, João Félix, un animale, è fortissimo, regà, non me l'aspettavo così forte. Giusto il work rate pecca un po', però non fa niente, non si sente. Con cacciatore una bestia, 5 di skill, 4 di debole, 206 partite, in realtà prima stava 200 partite, solo che 6 l'ho usato per gli swap e manco le ho giocate, quindi manco assegnato. 200 gol, 134 assist, una bestia, un animale. Niente, raga, i dati parlano da solo, ma penso lo conosciate. Quindi questa è la squadra, vabbè, la panchina è questa. Di solito faccio entrare Gnabry, Alessandrini e Hector Herrera a centrocampo, poi Atal, vabbè, dipende. E ora vi faccio vedere velocemente in game, perché io uso il 4-4-2 e allora Tavernello mi serve centrocampista, come vi ho detto. Kapa va a fare il terzino e sì, ce lo metto, si sacrifica Kapa. Rashford va a fare la punta, questi li inverto così e questa, ragazzi, è la squadra in game. I due attaccanti inserisci dalle spalle, i due esterni entra in area per il cross, rientra in difesa e anche taglia dentro, ecco, ed è così per tutti e due gli esterni. Quindi appunto queste tre cose utilizzo io. I due CDC entrambi resta dire in attacco, anche se per il work rate salgono abbastanza, soprattutto Tavernello che è fortissimo, però ritorna, raga, questo è come il prezzemolo, sta dappertutto. Copertura al centro, terzini resta dire in attacco e questa è la mia squadra, raga. Ditemi cosa ne pensate, cosa è da migliorare. Stavo già pensando a cambiare più di qualcosa, tipo a giocare con Cancelo, quello if esterno, per poi metterlo terzino, solo che, e Bruno Fernandes dovrei comprarmi, solo che appunto costa tanto, vorrei prendere almeno l'88 se non l'89, però attualmente non ho i crediti, ho solo 90.000 crediti e va bene.
Magari lo troviamo Toti, chi lo sa, anche se... Però ci stiamo tenendo un po' di pacchi per i Toti e bei pacchi. Vedrete il pack opening. Io ragazzi, con questa squadra vi saluto, ripeto, commentate, lasciate un bel like, parlate anche voi delle vostre squadre qua sotto, c'è anche il link di Telegram, se vogliamo parlare insieme di FIFA, di calcio e tutto quello che volete. Noi ragazzi, direi che ci vediamo in un prossimo video, quindi da Zefatto è tutto, bella ragazzi.